Mister, la prima domanda è di Luca Di Falco. Il giorno il Seregno potrebbe venire a Busto schierandosi a specchio con la variante del trequartista. La tua squadra, per rompere questa simmetria di schieramenti, cosa dovrà esprimere dopo questa settimana di allenamenti in cui il DS Turotti ha chiesto a tutti un quid in più? Sì, direi che più che gli aspetti tattici domani sarà fondamentale gli atteggiamenti. Dobbiamo portare in campo la rabbia delle ultime partite che non ci hanno portato a portare a casa dei risultati, rapportati a quello che la squadra aveva fatto. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, quindi domani diventa importante la determinazione, tra l'altro contro una squadra contro la quale non è prioritario l'aspetto tattico, ma è fondamentale avere piena consapevolezza di come interpreta le partite del Serena. Una squadra che si esalta nei duelli, è una squadra che vive molto sulle seconde palle, molto concreta, non si perde veramente in cose che contano poco con la partita e contano poco col risultato. Quindi saranno importanti gli atteggiamenti e sarà fondamentale il desiderio che dovremo portare in campo di fare il risultato e di muovere la classifica. Mattia Brazzelli Lualdi, Malpensa 24, in queste ore fuori dal campo si è parlato di tutto fuorché della partita. Crede che nei suoi ragazzi prevarrà la voglia di far bene per mettersi in mostra davanti alla nuova proprietà e per salutare degnamente Patrizia Testa? O teme invece che tutte queste voci possano avere un possibile contraccolpo? Ma guardi, devo dire che al di là di queste voci del cambio dirigenziale, per tutte le voci che settimanalmente si susseguono, la squadra ne è sempre stata isolata. La Pro Patria è un fortino all'interno del quale i ragazzi, i dirigenti e tutto lo staff riusciamo quotidianamente a isolarci e a fotografare bene quello che dobbiamo fare, avere una fotografia chiara anche della situazione. Quindi abbiamo voglia di riscatto, ma sappiamo anche che non è il momento né di processi e né di valutazioni, direi troppo particolari per quello che riguarda la classifica. Siamo concentrati e sappiamo che alla lunga noi, ripeto, arriveremo a raggiungere quello che è l'obiettivo che io fin dal primo giorno ho detto, ma l'obiettivo condiviso con la società, che era quello di lasciare cinque squadre dietro. E il campionato sta dimostrando che non è facile trovare cinque squadre da lasciare dietro, ma noi sicuramente raggiungeremo questo obiettivo.